Buonasera, buonasera. Siete collegati in diretta con la Music Concert Hall di Palazzo Guarnieri, centro di musica Unisono. Questa sera consegneremo un premio a cui teniamo molto, che è il Music Ambassador Award, un premio speciale dedicato ai giovani che si distinguono per il grande talento, le grandi capacità che hanno dimostrato e che potranno poi sviluppare nel corso della loro carriera, visto che si parla di musicisti proprio agli inizi, e anche se già ben molto preparati. E questa è la quarta edizione del Music Ambassador Award, e questa edizione è difficile del 2020, per noi era importante dare un segnale, esserci, anche se non possiamo consegnarlo con il pubblico, che invece è una cerimonia a cui ci eravamo abituati, però purtroppo quest'anno, come sappiamo, la musica è in grandissima difficoltà. Però è importante per l'Unisono dimostrare che c'è la voglia di andare avanti, e appena ci sarà la possibilità, le condizioni, la musica e tutto il mondo dello spettacolo e dell'arte si rimetteranno in moto. Ed è quindi importante che quei musicisti che meritano siano in certo senso aiutati nella loro strada. Questo premio dà la possibilità di registrare all'interno di questo studio di registrazione, di questa sala concerti, un proprio album che servirà poi ai musicisti per la loro carriera. E quest'anno abbiamo deciso di affidarlo a un pianista molto giovane, di 18 anni, che è veramente un talento, una promessa del pianoforte, e che sta terminando il liceo musicale e inizierà poi il percorso del conservatorio, ma ha già accumulato una grande esperienza nei live e anche adesso ultimamente anche in studio di registrazione. Io vorrei presentarvelo facendovi ascoltare subito un pezzo, un brano che Leonardo Dalla Corte, vincitore di questo premio 2020, ci eseguirà, e sarà un piccolo e breve omaggio a Michel Petrucciani. Leonardo Dalla Corte. Thank you.
Grande Leonardo, Leonardo dalla Corte, un applauso virtuale ti sta arrivando da tutti quelli Grazie. che si sono messi in contatto e in ascolto. E allora, qui c'è un omaggio a Michel Petrucciani, che è stato uno Sì. dei grandi pianisti del Novecento, insomma. E è curioso anche questo tuo interesse per Michel Petrucciani, che non è così, come dire, battuto come pianista Esatto, rispetto a tanti altri. sì. Dici un po' come mai, Michel. Ho iniziato, vabbè, ascoltando un po' di tutto e grazie alla mia famiglia sono stato abituato, ecco, ad ascoltare quella che ritengo essere buona musica. Sei stato Quindi fortunato perché il tuo talento è indiscutibile, però hai avuto anche un background di ascolti certo, sì, molto, molto buoni. per conoscere un po', ecco, la mia storia. Ho iniziato grazie al nonno che suonando la batteria, che mi ha insegnato, ecco, il ritmo e che è riuscito a darmi in una maniera grandiosa, ecco. Suonando la batteria, poi a 7 anni avevo il piano a casa e già strimpellavo un po', facevo qualche cosa. E lo zio aveva aperto la scuola di musica. Zenrico, e quindi il papà mi ha chiesto: vuoi provare a suonare il piano? E ho detto: sì, dai, proviamo. E Per lì è fortuna iniziato. perché è andata bene a tutti noi anche Esatto. ti ascoltiamo. E in effetti il ritmo è uno dei, diciamo, degli elementi molto presenti nella tua, soprattutto nel tuo modo di fraseggiare, di Sì, credo sia interpretare. una delle prime cose Sì, ed è più molto importante importante. perché alle volte studiando uno strumento come il pianoforte si tende a si concentra molto Su altro, sull'armonia, sì. però il ritmo è in fondo. In particolare nel jazz, che è la musica che mi pare apprezzi di più, è fondamentale, no? Perché comunque è Esatto. collegata alla danza, collegata al movimento, quindi è fondamentale avere questo senso ritmico molto buono. E allora, non parliamo di quest'anno perché tanto non ne vale la pena, noi dobbiamo guardare oltre, quindi parliamo del futuro di Leonardo. Quest'anno terminerai la scuola, La il liceo scuola, sì. musicale e inizierai il conservatorio, giusto? Conservatorio, grazie. Soprattutto ringrazio, ecco, il mio prof di pianoforte del liceo, che si chiama Stefano Serra, che mi ha dato in quest'ultimo anno delle buone basi per la musica classica, che io studiando altro, ecco, non è stato molto facile, però adesso l'obiettivo sì, è quello di entrare in un conservatorio e comunque continuare con la musica classica e abbinarci il jazz. Certo, e senti una domanda più specifica. Avendo già parecchia esperienza di live, perché tu ne hai fatti di concerti, ne hai fatti Tanti. tanti, anche un po' di studio, di registrazione, un po' di incisione, qual è la dimensione che alla fine tendi a preferire? Quella del live o ti piace anche creare e produrre all'interno Ma di uno studio? è una buona domanda, sì, perché credo al momento live, perché c'è questo contatto con il pubblico, anche facendo di tutto fuori, facendo dal jazz al pop, alla musica italiana, eccetera. Però lo studio anche è una cosa È stimolante, no? Dal punto di vista stimolante, sì. È molto artistico. più professionale, si può dire, anche Sì, live, è un sì, modo di. però. Diciamo che credo che un ragazzo giovane come te, che ha un grande talento, dovrebbe portare avanti tutte e due le cose, perché penso che la carriera si può sviluppare anche su, non solo sui live, ovviamente, ma anche su Certo. quello che uno può produrre, visto che oggi i mezzi sono anche. Superiori, molto, Sì. molto superiori a quelli di una volta. E un'ultima domanda, e poi ti congediamo con questo premio. Noi siamo molto orgogliosi di anno. E una domanda, diciamo, su come vedi la musica, diciamo, dei tuoi tempi, soprattutto i tuoi colleghi giovani, i musicisti con cui ti confronti. Qual è la tua, diciamo, la tua visione? Beh, credo che il jazz, che è il mio stile preferito, sia un po' di nicchia, ecco, soprattutto tra i ragazzi della mia età, non sono molti che lo ascoltano, Ma quando preferiscono, non so. suoni jazz, i tuoi amici ti ascoltano o passano ad altro, diciamo? No, beh, ma credo sia un po'. Ascoltano molto musica classica perché provengono da quella mentalità. E poi ci sono tanti che ascoltano musica moderna,
Sì, anche perché diciamo tutte queste divisioni alle volte sono un po' forzate. Io penso che la musica, quando è ben fatta, che sia pop, che sia musica classica o jazz, comunque arriva, no? Certo. Quindi noi dobbiamo molto concentrarsi su fare il meglio, il massimo delle nostre possibilità, senza preoccuparci troppo di quelle che sono le etichette, di quelle che sono le classificazioni che li lasciamo agli esperti, ai musicologi. Ma noi penso che il messaggio, questo Music Ambassador, nel 2021 tu porterai questo premio, che sarà anche un esempio per tutti i tuoi colleghi, i giovani che vogliono suonare. E naturalmente avrai la possibilità nel corso dell'anno, appunto, che il Covid ci abbia lasciato stare, di fare un tuo lavoro che appunto dedicherai a Michel Petrucciani. Allora, noi vi salutiamo, perché doveva essere una cosa molto breve ma preziosa. Penso. Naturalmente vi salutiamo con un brano, perché sì. Un altro brano di Leonardo. Un brano pop. Io tengo in consegna questo premio speciale. Grazie. Veramente complimenti ancora a Leonardo Dalla Corte, e ascoltato, e tutto lo staff dell'Unisono, che quest'anno ha lavorato in condizioni molto difficili. E speriamo veramente in 2021 che ci regali delle emozioni. Grazie a tutti. Grazie.